Siamo qui a Di Maro, a margine dell'allenamento pomeridiano del Napoli, e proprio qui c'è stata l'invasione oggi di un Napoli Club, quello proveniente da Bolzano. Ci racconti un po', siamo con Francesco Improta, il presidente del Napoli Club Bolzano, ci racconti un po' la sua giornata, la vostra giornata. Beh, come ogni anno noi cerchiamo di portare qui a Di Maro la maggior parte dei ragazzini che giocano con noi. Perché come Napoli Club Bolzano noi siamo l'unico club in Italia che ha giocatori, cioè siamo una società di calcio di ragazzi, abbiamo circa 110 ragazzi da primi calci ad allievi e cerchiamo di accontentare i ragazzini facendogli conoscere i loro idoli, quindi ci impegniamo a portarli su, a cercare di fargli fare le foto e gli autografi e accontentarli. È un impegno che abbiamo preso ormai da quando sappiamo che il Napoli viene a Di Maro, speriamo che duri ancora per tanto tempo. Ecco, come ha preso piede la passione per il Napoli a Bolzano? Me l'hanno tramandata. Intanto io sono di origine campana, sono a Bolzano per lavoro. Quando sono arrivato nella città di Bolzano ho scoperto che c'era il Napoli Club Bolzano, la passione mi ha portato a collaborare con la società, piano piano sono entrato come allenatore, dirigente, poi ho fatto un po' di anni da vicepresidente, adesso questo è il quarto anno da presidente. Ecco, oggi lei ha visto gli azzurri all'opera in allenamento, come le è sembrata la squadra da queste prime sedute? I rinforzi sono arrivati, speriamo che arrivi ancora qualcos'altro e che ci dia più soddisfazioni dell'anno scorso. Noi speriamo sempre di più, no? Il tifoso vuole sempre qualcosa in più, quindi speriamo che ci dia qualcosa in più dell'anno scorso. Non vogliamo dire cosa, ma ci dia qualcosa in più dell'anno scorso. E quel qualcosa De Laurentiis ha detto che sarà uno degli obiettivi del Napoli di quest'anno, cioè il Napoli lotterà per lo scudetto. Speriamo, io me lo auguro, ma sappiamo bene che la concorrenza è tale ed è forte, però la passione credo che ci può dare ragione quest'anno. Tanto si fanno sentire le origini campane, perché anche qui c'è molta scaramanzia, non è stata mai pronunciata quella parola. Mai. E per noi è un sogno, grazie a Dio io gli altri due li ho visti e spero che arrivi qualcos'altro. Diciamo il terzo, dai, così senza dire cosa, diciamo il terzo. Ecco, per i ragazzi del Napoli Club Bolzano oggi è stata una giornata particolare perché sono scesi in campo ed hanno potuto vedere da vicino i loro beniamini. Sì, per loro è un'occasione stupenda. Noi ogni anno portiamo su ragazzi diversi, quindi qui ci sono allievi che hanno giocato già con noi più di 10 anni e continuano a venire, quindi sono ragazzi che hanno la passione, benché nati a Bolzano sono parecchi tifosi napoletani. Ecco, sentiamo magari anche qualche parere dei ragazzi. Ragazzi, qual è stata l'emozione di vedere i vostri beniamini dal vivo? Un'emozione molto forte e mi sono accontentato molto. Hai avuto qualche autografo, sei riuscito a prenderlo? Sì, ho avuto molti autografi e qualche foto con i miei idoli. Quali in particolare? Inler, Amzig, Berami, poi volevo l'autografo di Caleon ma non mi è riuscito, Insigne, poi basta. Invece tu quali autografi sei riuscito a prendere? Quasi tutti a parte uno. Quale sarebbe? Caleon. Quindi abbiamo un piccolo cacciatore in erba. Tu invece? E la stessa roba, era un mio grande sogno vederli così e come loro ho avuto tutte le firme tranne Caleon. Ecco ragazzi, secondo voi quest'anno il Napoli dove può arrivare in campionato? Beh, per me probabilmente può superare la Juve se si impegna. Risposta diplomatica. Voi invece, ragazzi? Secondo me può arrivare sui primi posti se ci mette tutta la grinta necessaria. Facciamo una domanda un po' particolare. Cosa rinuncereste? A cosa rinuncereste per far vincere al Napoli lo scudetto? Non lo so. Qualcosa a cui tieni particolarmente? Non lo so. Voi invece, ragazzi? Devo prendere la maglietta. Non vale dire la scuola. Sì, la scuola sì. La scuola sarebbe bello. Lui? No. Al mio cellulare? Va bene, quindi è stata una giornata
emozionante per i ragazzi, emozionante penso anche per voi vedere il Napoli ogni anno, e si spera che magari quest'anno possa andare meglio dell'anno scorso. Ringraziamo quindi il presidente Improta, Francesco Improta del Napoli Club Bolzano, e i ragazzi del club. Grazie a voi e all'anno prossimo. Grazie. Ip, ip.